Un caro saluto a tutte le nonne, a tutti i nonni che si trovano in questo momento nelle nostre strutture assistenziali e sanitarie del territorio di Corigliano Rossano, quindi non solo della nostra cittadina di Corigliano Rossano, anche penso ai paesi dell'Asila Greca. E oggi, come promesso, vi porteremo a visitare un museo, forse il principale museo del nostro territorio, il Museo Diocesano e del Codex. E lo facciamo con chi? Lo facciamo intanto con gli alunni e le alunne della Scuola Media Carlo Levi, che vedete qui inquadrate. Poi con la dottoressa Cecilia Perri, che è vice direttrice del Museo Diocesano e del Codex ed è membro dell'associazione Insieme per Camminare che gestisce di fatto il Museo Diocesano e del Codex. Noi la ringraziamo molto come scuola. Come Scuola Media Carlo Levi, la dottoressa Perri, ringraziamo tutto lo staff dell'Associazione Insieme per Camminare, del Museo Diocesano e del Codex, il padre arcivescovo, perché insomma anche loro hanno sposato questa iniziativa. Lo avete visto probabilmente nel video dei messaggi di auguri, delle cartoline virtuali che vi abbiamo inviato. Io sono il professore Bevacqua, insegno storia e geografia alla Scuola Media Carlo Levi, e con noi c'è anche il professore Biagio Greco che insegna tecnologia sempre alla Scuola Media Carlo Levi e che è un pochino il nostro angelo custode per quanto riguarda le comunicazioni. E infatti devo anche ringraziare perché dietro le quinte la professoressa Katia Genova, perché anche lei insomma ha permesso questa diretta. Insomma, i saluti vi sono arrivati tutti, vi sono arrivati anche i saluti dell'assessore Donatella Novellis, che ha la delega appunto all'istruzione e alla solidarietà nel comune di Corigliano Rossano. E anche lei, con tutta l'amministrazione comunale, ha sposato questa iniziativa di passare il Natale, anche se virtualmente, con voi. Quindi il nostro abbraccio continua con questa visita guidata. Quindi io cedo la parola alla dottoressa, professoressa, anche dovremmo dire, perché insegna oltre che dirigere in modo esemplare del Codex la dottoressa Cecilia Perri. Allora, Cecilia, oggi ci porterà in giro per queste stanze, per queste sale del Codex insieme con questi bravissimi alunni. Buonasera a tutti e grazie. Intanto ringrazio anche io i professori Bevacqua, il professore Biagio Greco, la professoressa Katia Genova e questi straordinari ragazzi che oggi vi accompagneranno alla conoscenza di uno dei luoghi magici che ci sono un po' nel nostro territorio. Io adesso vi accompagnerò in questo viaggio virtuale in cui potremmo, poiché purtroppo non possiamo farlo fisicamente, perché come sapete anche i nostri musei sono ancora chiusi, virtualmente vi faremo scoprire le bellezze di questo luogo che si trova proprio nel centro storico, nel cuore del centro storico di Rossano, che è uno dei due centri storici della nostra città di Corigliano Rossano. È appunto il Museo Diocesano e del Codex. Vedete, qui ci troviamo all'esterno, siamo proprio dietro la cattedrale, quello che vedete è l'abside della cattedrale dedicata a Maria Santissima Chiropita, e adesso inizieremo questo piccolo viaggio nel museo. Prima di tutto ci tengo a dire l'importanza storica che ha questo museo nel contesto regionale, perché il Museo Diocesano del Codex è stato il primo museo diocesano ad essere istituito in Calabria e questo è avvenuto nel 1952. Per come lo vediamo oggi, però, è stato completamente rinnovato e ristrutturato nel 2016, in occasione del ritorno del Codice, perché, come vedremo, avremo modo di vedere, l'opera più importante che si custodisce all'interno del nostro museo è appunto il Codex Purpureus Rossanensis. E oggi il museo si trova diviso in due sezioni. Ha una sezione sulla sinistra, dove andremo in una seconda parte della nostra visita, tutta dedicata al Codice, che come dicevo è l'opera più importante che si custodisce. Mentre sulla destra inizieremo adesso questo viaggio che ci farà scoprire un po' le bellezze del nostro territorio diocesano, perché raccoglie in ordine cronologico tutte le opere che testimoniano la storia del territorio diocesano, naturalmente attraverso l'esposizione delle opere d'arte più importanti che noi custodiamo. E iniziamo dalla prima sala in questo nostro viaggio virtuale. La prima sala, come vedete, è dedicata, si intitola Tra Antichità e Medioevo ed è dedicata all'esposizione delle opere più antiche che ancora oggi si conservano e che ci raccontano un po' la storia proprio della nascita della diocesi di Rossano.
Tra gli oggetti più antichi custodiamo questo specchio magno greco, che è uno specchio che risale al V secolo a.C., che fu ritrovato in località Santo Stefano, una località nei pressi del centro storico di Rossano, e apparteneva al corredo funerario di una figura femminile. Quindi questo ci testimonia anche le origini greche del nostro territorio. Era di proprietà del comune e fu poi donato nel 52 al nostro museo. E pensate, da Paolo Orsi, che è uno dei maggiori studiosi dell'archeologia del nostro territorio, è stato considerato lo specchio magno greco più bello, tra i più belli e meglio tenuti del V secolo a.C. Sempre in questa sala abbiamo poi l'anello di San Nilo. San Nilo sappiamo che è stata una figura, e lo vedremo, i ragazzi poi ce lo racconteranno, una figura importantissima per la storia di Rossano. Questo anello non si riferisce al santo, ma ad un abate dell'abbazia del Patire, e veniva utilizzato come sigillo, e presenta l'immagine della Madonna con il bambino, che vedremo, ritornerà nelle sale successive. Proseguendo il nostro viaggio, andiamo in una sala che ci racconta invece che cosa accade, la storia di Rossano nell'epoca rinascimentale, perché se è vero che Rossano è conosciuta soprattutto per la sua storia bizantina, ha avuto però un ruolo importante, una storia importante anche tra il 400 e il 500, perché nel 1462 passa ufficialmente dal rito greco al rito latino, quindi questo ci mostra anche una diocesi che è stata di rito greco fino all'epoca moderna. Tra le opere più importanti di questa sala conserviamo un'icona, vedete un'icona realizzata da un artista cretese, e rappresenta la Madonna, la Pietà, cioè la Madonna che sorregge il corpo di Cristo tra le sue braccia, ed erano preziose queste icone perché realizzate con un fondo tutto oro, realizzata con foglia d'oro, è una pittura appunto tipica del periodo post-bizantino. E il ritratto di un Papa, io mi soffermo su alcune delle opere più importanti, il ritratto di un Papa che è importante perché fu arcivescovo di Rossano, Giovan Battista Cassagna, e divenne Papa nel 1590 con il nome di Papa Urbano VII, e è ricordato come il Papa più breve della storia, perché visse soltanto 12 giorni il suo pontificato, quindi una figura comunque importante che ha avuto anche la nostra città. Continuando, ci troviamo nella sala tra 500 e 600. Qui troviamo delle opere importanti che provengono anche dal territorio, perché come questo ciborio che proviene dalla chiesa di San Pietro a Corigliano, perché l'importanza dei musei diocesani è anche quella di accogliere opere che raccontano tutto il territorio, non soltanto opere che provengono dal centro storico di Rossano, dalla cattedrale di Rossano, ma diventano un racconto anche del territorio, come questo ciborio che, come dicevo, proviene da Corigliano, o questo dipinto di San Francesco che proviene da San Lorenzo del Vallo. Quindi il territorio diocesano viene raccontato all'interno di queste sale. E il capolavoro di questa sala è questo piccolo quadretto che raffigura, è una pergamena dipinta che raffigura il matrimonio mistico di Santa Caterina. Continuando, entriamo in una delle sale più importanti, potremmo dire, subito dopo quella del codice all'interno del museo. È la sala dedicata al culto della Chiropita. Ora i ragazzi ci racconteranno un po' la storia di questa Achiropita, che è una Madonna così venerata nella diocesi di Rossano. Qui si raccolgono tutte quelle opere dedicate al culto della Achiropita, che ci portano alla scoperta delle opere più importanti, di cui ci parleranno adesso i ragazzi, appunto l'affresco e il simulacro della Madonna Achiropita. E lascio la parola ai nostri ragazzi. Salve a tutti, sono Beatrice. È una grande statua in argento massiccio e oro, fusa tutto tondo, che raffigura il busto della Santissima Madonna Achiropita, che regge sul braccio sinistro il bambino, quest'ultimo raffigurato per intero. L'opera, eseguita da argentiere napoletano, è datata al 1668. Evidenti gli influssi dell'arte barocca, soprattutto nelle corone della Vergine e del Bambino, realizzate in oro massiccio e adornate da gemme preziose. Sulla base del simulacro, riccamente decorato, è raffigurata in bassorilievo la città, con al centro, ben visibile, il castello del Ciglio della Torre. La località in cui si trovava il castello non è stata ancora identificata. La denominazione compare nella leggenda di una stampa dell'abate Pacichelli.
La statua argentea è portata in solenne processione il 15 agosto di ogni anno in occasione dei festeggiamenti intitolati alla Madonna a Chirovita. Corigliano Rossano è orgoglioso di avere un'immagine cheropita della Vergine, dove la devozione per la stessa esiste già dal VI secolo. Dal greco acheropitos, significa non dipinta da mano umana. Si tratta di un'icona affrescata su un frammento di colonna, che si trova su un altare del secolo XV. All'interno della cattedrale, nella navata centrale, racchiusa in una nicchia di marmo, l'immagine che rappresenta una vergine con il bambino è di stile bizantino. Si tratta di una vergine intera che regge nel braccio sinistro il bambino, che ha la mano destra verso la madre con gesto di benedizione e nella sinistra sostiene un rotolo. La vergine indossa un mantello rosso scuro che le copre anche il capo. La tradizione e leggenda a cui è legata l'immagine fa sì che questa venga annoverata fra le chiropite. La tradizione ci riporta al monaco eremita Efraim, che viveva in una grotta nei dintorni di Rossano, intorno al 570. Un uomo di sangue reale, il principe Maurizio di Costantinopoli, essendo vittima di una persecuzione politica, scappò per mare ed approdò in Calabria. Incontrò Efraim, il quale lo rassicurò e gli disse che doveva ritornare in patria, dove non solo le cose si sarebbero aggiustate, ma che sarebbe anche diventato imperatore. Però gli fece promettere che se la predizione si fosse avverata, avrebbe fatto costruire sul luogo di quella grotta una chiesa dedicata alla Madonna, con un'immagine della Vergine. Maurizio lo promise e come pegno gli donò un anello. Quando tornò in patria, fu acclamato imperatore, ma si dimenticò della promessa. Passato un certo tempo, Efraim andò a Costantinopoli con il proposito di restituire l'anello. L'imperatore, quando lo vide, si ricordò della promessa e così fece allestire una nave con materiali da costruzione e maestanze varie per erigere la chiesa, dando ordine che in essa doveva essere dipinta un'immagine di Maria Vergine. Ma il dipinto fu molto difficile da fare, infatti tutti gli artisti che ci provavano lavoravano invano. Perché quello che dipingevano di giorno, tornando la mattina dopo, lo trovavano cancellato. Poi un giorno, un artista, che aveva quasi completato l'immagine, lasciò durante la notte un discepolo a vigilarla. Questi vide uscire una Madonna bellissima, con un manto splendente, che lo persuase ad andarsene. Il mattino dopo, videro questa stessa donna dipinta sul fondo della parte interna del tempio. Io mi sono soffermata su questo dipinto perché la leggenda del culto della chiropita che ci ha brillantemente raccontato Morena è raffigurata in questo dipinto che vedete, un dipinto che conserviamo nel museo e ci racconta tutti questi momenti in cui dall'apparizione del monaco Efrem si arriva fino alla storia, all'incontro con il principe Maurizio e alla costruzione poi della nostra cattedrale in cui è conservato l'affresco che Morena ci ha raccontato. Continuiamo il nostro viaggio andando questa volta nella sala dedicata alle opere tra 7 e 800. Anche questo è un momento importante per la storia di Rossano perché nel 1836 ci fu un terribile terremoto che devastò interi rioni della città di Rossano e si dovette poi ricostruire molte delle opere d'arte, delle chiese della città. E l'arcivescovo dell'epoca, Monsignor Bruno Maria Tedeschi, che era originario di Serra San Bruno, fece arrivare tutta una serie di artisti da Serra San Bruno che realizzarono queste opere che oggi noi conserviamo nella sala. E qui ci troviamo di fronte a due santi importanti dei quali ci parleranno i nostri ragazzi. Nino da Rossano, chiamato anche Nino il Giovane, è stato un monaco basiliano, eremita, abate e amanuense e fondò l'abbazia di Santa Maria di Grottaferrata. Questo viene venerato come santo nella Chiesa cristiana ortodossa e nella Chiesa cristiana cattolica ed è il santo patrono di Rossano e Grottaferrata e qui viene festeggiato il 26 settembre.
San Nino nacque a Rossano nel 910 da una famiglia aristocratica, una delle più importanti della Calabria, ovvero i Malena. Ai tempi la Calabria era sotto il dominio bizantino. Nicola, il suo nome di battesimo, frequentò la scuola annessa alla chiesa di Rossano, così diventando un eccellente calligrafo e innografo. In seguito si appassionò alle sacre scritture e alla vita dei padri del deserto, ovvero monaci ed eremiti che dopo la pace costantiniana abbandonarono le città per vivere in solitudine nei deserti di Siria, Egitto o Palestina, seguendo l'esempio di Gesù. Inoltre, secondo lo storico francese Leoman, Nicola, prima di intraprendere la vita da monaco, si sposò ed ebbe una figlia, anche se il matrimonio non durò molto. Però fonti certe ci dicono che Nicola si volse a Dio, abbandonando tutto, soltanto nel 940, dove si ritirò nella vallata del Mercurion, lungo il corso del fiume Lao, nei pressi dell'odierna Osso Marso, al confine fra Calabria e Basilicata. Sempre qui, nelle vallate del Mercurion, studiarono personalità di spicco, successivamente venerate come sante. Tra questo, oltre a San Nilo, troviamo anche San Nicodemo, San Luca, San Marcadio, San Zaccaria e tanti altri. La sua famiglia, però, era contraria alla presa dei voti, così fu costretto a spostarsi a nord, nel monastero di San Nazario, sotto giurisdizione longobarda. Nei 40 giorni passati qui, Nicola prese il nome di Nilo e fece voto di non accettare mai cariche ecclesiastiche e li pronunciò nel convento di San Basilio. Poi visse per 10 anni nella grotta di Michele Arcangelo, dove è appunto proclamato un altare in nome di San Michele Arcangelo, e studiò qui per 10 anni appunto per perfezionare le sue conoscenze. Nel 953 le incursioni saracene indussero il santo a recarsi insieme ai suoi discepoli nell'oratorio di San Adriano Martire, oggi conosciuto col nome di San Demetrio Corone. San Nilo visse a San Demetrio per ben 25 anni, fino al 978. Le regole che si dovevano seguire nel suo monastero erano basate sul distacco dei beni terreni, sull'umiltà e sull'obbedienza, e la sua istituzione monastica greca aveva il compito di riunificare la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Vista la frequenza delle incursioni dei prati saraceni, la comunità niliana si spostò in terra latina, dove l'abate di Monte Cassino gli affidò il monastero, il piccolo monastero di Valleluce. Qui vi rimase per ben 14 anni e poi si trasferì a Serperi, vicino Gaeta, dove visse per 9 anni. Intorno all'anno 1000 restituì la corona a Ottone III, l'imperatore Ottone III, che gli era stata appunto usurpata da Papa Gregorio V, e l'imperatore, commosso, gli offrì molti doni, anche cariche ecclesiastiche molto importanti nel clero, che però Nilo rifiutò tutte, mantenendo fede ai voti fatti in precedenza. In seguito San Nino decise di andare in pellegrinaggio a Roma per trovare risiedo ai suoi discepoli, ma consapevole dell'avvicinarsi della sua morte, si stabilì nel cenobio italo-greco della chiesa di Sant'Agata, dove ebbe un'apparizione della Beatissima Madre di Dio che gli mostrò la dimora dei suoi discepoli a Tuscolo. Questa promessa si avverò quando il conte Gregorio I gli donò il terreno su cui fondare il monastero, dove ancora oggi sorge l'abbazia di Rottaferrata. Il santo però morì il 26 settembre del 1004, quando ancora l'abbazia era in costruzione. Di San Nilo si occupa il suo discepolo prediletto, San Bartolomeo Abate, che portò le sue spoglie nel monastero in costruzione. Oltre alla chiesa di San Nilo a Rossano, viene dedicato al santo anche un santuario diocesano, elevato il 16 settembre 2014. È presente in questo appunto la statua del santo, benedetta da Papa Benedetto XVI, e negli anni 80 a Rossano viene intitolato a San Nilo il liceo classico della città. Bravissimo, e accanto a questo santo, San Nilo, che è stata una figura importantissima e che oggi è patrono della comunità del centro storico di Rossano, abbiamo un altro santo che è invece patrono del centro storico di Corigliano, quindi la nostra città di Corigliano Rossano può vantare veramente delle figure importantissime per la storia non solo della nostra città, non solo della nostra regione, ma in realtà, come abbiamo visto dalla loro vita, in realtà è stata una vita importante quella di questi santi. A fianco a San Nilo abbiamo appunto San Francesco di Paola. Sì, infatti, quello che vediamo nell'immagine in fondo è San Francesco di Paola ed è definito un religioso, un eremita e fondatore dell'Ordine dei Minimi.
Nasce a Paola, in Calabria, il 27 marzo del 1416 e fin da quando era piccolo, quando era bambino, Francesco era particolarmente attratto dalla pratica religiosa. Un periodo visse nel convento francescano di San Marco Argentano e mise in evidenza le sue attitudini mistiche, compresi fenomeni naturali e miracoli che lo accompagneranno durante tutta la sua vita. Dopo un pellegrinaggio con la famiglia, che aveva come meta, Assisi, passò dopo quel pellegrinaggio un periodo in eremita che suscitò molto scalpore e ammirazione dei suoi compaesani. Nel 1435 si unirono a lui molte altre persone, riconoscendolo come guida spirituale. Iniziò così la sua esperienza, che è ancora tuttora in corso all'Ordine dei Minimi. Il 17 maggio del 1474 Papa Sisto IV lo riconosceva ufficialmente come ordine con la denominazione di Congregazione Eremitica Popolana di San Francesco d'Assisi. E così, con l'approvazione di San Francesco di Paola, incominciarono a fiorire le prime chiese in Calabria e in Sicilia. Francesco nel frattempo si era stabilito a Paterno Calabro e divenne proprio un punto di riferimento essenziale per quella povera, per le persone più povere della sua terra. Vengono attribuiti molti miracoli a lui e soprattutto è riconosciuto per i suoi miracoli fatti. Ne accennerò qualcuno, ad esempio la guarigione di un ragazzo che era affetto da una malattia incurabile, che aveva una piega al braccio, e lui con erbe comuni e un po' d'acqua che lui aveva benedetto riuscì a farlo, a far tornare il braccio di questo ragazzo in modo normale. Oppure quando Francesco andò a Cucchiaiella e toccando con un bastone una serie di rocce fece uscire da quelle rocce dell'acqua. Oppure ancora quando andò a Napoli davanti al re, il re gli offrì un vassoio con molte monete, lui rifiutò, quelle monete gli erano state offerte per costruire un convento, le rifiutò, prese una moneta, la divise e fece uscire da questa moneta il sangue. Infine muore in Francia il 2 aprile del 1507 a ben 91 anni ed è considerato uno dei santi più longevi che la Calabria, ma il mondo intero, ha mai avuto. Ed è proprio compatrono della nostra città di Corigliano Rossano ed è patrono anche di tutti i marinai. Bravissimi ragazzi, perché ci avete veramente raccontato la storia di questi due santi così importanti per la nostra città. Vorrei ricordare che a Corigliano abbiamo una delle chiese e conventi fondati proprio dal nostro santo, uno dei quattro conventi che sono stati proprio fondati dal nostro santo. E come vedete nel museo, oltre alla tela, oltre a questa tela, conserviamo la tela che prima abbiamo visto proveniente da San Lorenzo del Valle, anche una bellissima statua. Quindi è davvero ricco il museo anche delle opere che ricordano i santi così importanti per il nostro territorio. L'ultima sala invece del nostro museo, vedete, conserva una bellissima scultura dell'Assunta che un tempo era sull'abside della cattedrale e si conclude con un piccolo tesoro della cattedrale in cui sono custodite tutte quelle opere d'argento che provenivano appunto dalla cattedrale di Rossano e che oggi sono custodite in questa ultima saletta, anche i paramenti e una serie di opere che hanno un valore sia liturgico e sia sono legate alla bellezza della loro arte realizzata tutta in argento da argentieri napoletani. E così concludiamo il nostro viaggio nella sezione dedicata al racconto del Museo Diocesano. Non so Andrea se vuoi aggiungere qualcosa o continuiamo alla scoperta del codice. Andiamo vai, continua tu, Cecilia. Allora, andiamo avanti. Vorrei ringraziare Cristian e Pietro, che sono stati gli ultimi due a parlare, di San Nilo e di San Francesco di Paola. Sì, bravissimi davvero Cristian e Pietro.
E concludiamo adesso facendo questo piccolo viaggio nella sezione invece dedicata al codice, perché alla sinistra appunto dell'ingresso del museo ci troviamo di fronte ad una sezione in cui è conservata l'opera più importante che custodiamo all'interno del museo, appunto il Codex Purpureus Rossanensis. E ci sono queste due sale che ci permettono di capire un po' la storia di questo prezioso manoscritto e che ci introducono poi in quella che è la sala in cui è custodito il nostro evangeliario. Eccolo qui. Cos'è il codice? Io qui sarò molto breve, però vi farò giusto vedere qualche, vi dirò qualcosa sulla storia di questo prezioso manoscritto e vi mostrerò alcune delle immagini che ci raccontano un po' le miniature. Allora, intanto, che cosa è il codice? Il codice è un manoscritto greco miniato che contiene il Vangelo di Matteo, quasi tutto quello di Marco e la prima parte della lettera di Eusebio a Carpiano sulla concordanza dei Vangeli. Allora, eccoci nella sala che accoglie quella che è l'opera più importante che custodiamo all'interno del nostro museo, appunto il Codex Purpureus Rossanensis. Di cosa si tratta? Come potete vedere è un prezioso e antichissimo libro che contiene i due Vangeli, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Marco. È scritto interamente in greco, in maiuscola biblica, su una finissima pergamena color porpora. Questo è importante perché la porpora era il color porpora, era il colore dell'imperatore, quindi questo testimonia che è un'opera commissionata sicuramente dall'imperatore o da una figura della famiglia imperiale. È stato realizzato nel 1500 anni fa, nel VI secolo, in uno scrittorium bizantino dell'Impero Romano d'Oriente, è portato poi da quei monaci che vivono dall'Oriente, dalle lotte di prima classe, nella nostra città di Rossano, famosa proprio perché è un luogo che accolse molti monaci eremiti. Ancora oggi si conservano delle grotte eremitiche che sono testimonianza dell'accoglienza appunto di questi monaci. Ma perché è importante questo codice? Questo codice è importante non solo per il messaggio che custodisce, che conserva appunto i due Vangeli, ma perché conserva un preziosissimo ciclo di miniature, sono 15 miniature che lo rendono davvero un capolavoro dell'arte bizantina. E proprio per questo motivo il nostro codice è stato riconosciuto nel 2015 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ora vedremo velocemente un po' queste miniature, sono scene della vita di Cristo, e che si riferiscono in modo particolare alla liturgia greca nella Settimana Santa e raffigurano, vedete, in alto la scena del Nuovo Testamento, in basso invece dei profeti dell'Antico Testamento che reggono dei rotuli sui quali sono scritte delle profezie tratte dai Salmi, collegate alla scena che si verifica poi nella parte alta della pagina. E infatti con le braccia verso l'alto stanno proprio ad indicare questo rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Sono tutte scene in cui primeggia la figura di Cristo, che è sempre posto al centro della scena, e Gesù raffigurato con questo mantello dorato che si chiama imation e con un'iconografia tipica bizantina. Ora velocemente scorrerò queste immagini soffermandomi su alcune che sono poi tra quelle più significative. La prima è l'immagine in cui troviamo la risurrezione di Lazzaro. Lazzaro che fuoriesce dal sepolcro ormai resuscitato, con Gesù, vedete, ai suoi piedi le sorelle di Lazzaro, Maria e Marta, che stanno implorando il miracolo. Andando avanti troviamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, un'altra bellissima immagine in cui Gesù entra nella città di Gerusalemme, accolto da questi fanciulli che appunto danno gioia e grande movimento alla scena. Poi abbiamo la cacciata dei mercanti dal Tempio, dove possiamo vedere anche l'immagine di tanti animali che ci testimoniano il legame con lo stile, la flora e la fauna tipiche della Siria, che è uno degli ambienti da cui probabilmente deriva il nostro codice. Ancora la parabola delle 10 vergini, con questa porta che distingue le vergini stolte dalle vergini sagge. Le vergini sagge sono anche un richiamo alla Chiesa, che deve essere sposa di Cristo. E poi ancora un'immagine importante con la lavanda dei piedi e con l'ultima cena. Questa, pensate, è una delle più antiche raffigurazioni che ancora oggi si conservano dell'ultima cena, in cui vedete
Abbiamo Cristo e Pietro che sono sdraiati come si mangiava solitamente in epoca romana e disposti in questa tavola semicircolare tutti gli apostoli che partecipano appunto all'ultima cena. Poi abbiamo la comunione degli apostoli con la comunione del pane e la comunione del vino. Qui vi faccio soffermare su questa curiosità in cui vedete i personaggi che sono raffigurati accanto a Gesù, sono due personaggi con un unico paio di gambe, quindi le stesse gambe sostengono sia il personaggio che si solleva sia quello che si piega appunto a prendere la comunione. Ancora troviamo l'orazione di Cristo nel Getsemani con Gesù che prega da un lato e mentre sveglia i discepoli dall'altro, e questa miniatura è particolarmente importante perché è raffigurata la scena di un notturno ed è considerato il più antico notturno della storia dell'arte cristiana, quindi un elemento che dà veramente grande valore al nostro codice. Ancora abbiamo la tavola dei canoni delle concordanze, dove vedete in questa ruota dai colori così vivaci troviamo l'immagine dei quattro evangelisti, e questo ci dimostra che il nostro codice in origine doveva avere tutti e quattro i Vangeli. Oggi conserviamo, come vi dicevo, solo Matteo e Marco, ma sicuramente vi erano anche i Vangeli di Luca e di Giovanni. Procedendo abbiamo il miracolo del cieco nato, la parabola del buon samaritano, che è una scena bellissima in cui è presente anche la figura di un angelo che vuole rappresentare la misericordia, e poi le scene collegate alla condanna di Gesù. Come vi dicevo, raffigurano momenti della Settimana Santa bizantina. Qui è Pilato che giudica appunto Gesù. Gesù viene portato al cospetto di Pilato per essere giudicato. In basso abbiamo il pentimento di Giuda, che si pente, e subito dopo avviene il suicidio di Giuda, e la scelta tra Gesù e Barabba, cioè sempre nel tribunale romano, questa volta la folla ha scelto di condannare Gesù e di liberare la figura di Barabba che veniamo nel basso. E il ciclo delle miniature si conclude poi con questa bellissima miniatura che raffigura l'evangelista Marco nel momento in cui sta scrivendo il suo Vangelo, sta iniziando la scrittura del suo Vangelo, affiancato da questa figura femminile che è la Sofia, la Sapienza, una figura non reale ma nella mente dell'evangelista che tocca il suo libro e ne ispira la sua scrittura. E con questa immagine abbiamo completato un po' il racconto del nostro prezioso evangeliario, che, come vi dicevo, proprio per la preziosità dei suoi materiali, perché vi ho detto pergamena intinta nella porpora, dei colori preziosissimi come l'oro, l'argento, si è mantenuto appunto 1500 anni proprio per la preziosità dei suoi colori, unisce poi una storia molto importante che identifica il nostro territorio, e per questo motivo è stato riconosciuto nel 2015 come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Allora, grazie Cecilia, grazie davvero alla dottoressa Perri per averci portato in queste bellissime meraviglie del nostro territorio, quindi non solo di Corigliano Rossano, ma abbiamo visto di tutta la nostra arcidiocesi. Ringrazio tutti i ragazzi, intanto tutti i ragazzi della Scuola Media Carlo Levi che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa Natale assieme ai nonni, in particolar modo in loro rappresentanza qui Christian, Morena, Pietro e Beatrice. Davvero a voi grazie, perché ci avete messo davvero tanto impegno a fare con noi questo giro virtuale. Ringrazio il professore Greco per la parte tecnica insostituibile, per la regia. Grazie professore Greco. E ringraziamo ovviamente anche insomma, la sua valida collega, la nostra valida collega, la professoressa Genova, che fino a ieri mi ha dato tutte le dritte per poter fare questa diretta al meglio, la dirigente scolastico, la dottoressa Celestina D'Alessandro, che vi saluta cordialmente, l'ho già fatto in quel bellissimo videomessaggio, e con lei anche l'amministrazione comunale, l'assessore Novellis e l'arcivescovo Monsignor Satriano, che fra altre cose avremo ancora con noi, vero dottoressa Perri? Insomma, abbiamo con noi qualche altro mese, insomma, perché è in partenza per Bari, però rimarrà nostro amministratore apostolico diocesano. Grazie davvero al Museo Diocesano e del Codex, quindi appena sarà finito tutto, insomma, cercheremo anche di ritornare come scuola,
ritorneremo come scuola, come abbiamo sempre fatto. C'è stata sempre una grande collaborazione con il Museo Diocesano del Codex, e questo voglio dirlo perché è una collaborazione importante. E con l'associazione Allora, io vi saluto a nome di tutti quanti, vi continuo ad augurare buone feste. Ciao a tutti e tutti, buon Natale. Ciao a tutti, buon Natale. Buone feste a tutti. Buon Natale, buone feste a tutti. Ciao. 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 Buone feste.